tu hai lavorato moltissimo sul cinema di impegno civile e tanto hai avuto a che fare con la storia d'Italia. Citavo prima Il volo di gomma, uno dei film più importanti in cui hai lavorato. Mi incuriosivano due cose circa l'aspetto storico, cioè quanto influisce il passaggio del tempo, cioè stare sul pezzo rispetto a qualcosa che è successo. Eduarda, dicevo prima, è morta nel 2009, voi nel 2011 stavate già lavorando alla sceneggiatura, il film è stato realizzato poi a cavallo 2012 e va a Venezia nel settembre del 2012. Quindi quanto il fattore tempo da questo punto influisce e quanto un'altra cosa, come dire, un aspetto interessante può essere quello della difficoltà di pescare dentro ai fatti storici per poi raccontare una storia di finzione, perché qui, come dire, di finzione ce n'è tanta, tanto è ricamato intorno ai fatti di Eluana. Lo chiedo soprattutto perché fu un fatto quello che sconvolse la pancia e la testa di tanti italiani, e non solo, fu un terremoto e quindi ecco, le preoccupazioni di chi si avvicina a quel tipo di storie credo che siano tante. Tante domande fatte. Sai, il film, quando si raccontano delle storie che sono un po' la storia nazionale, poi in questo caso anche Eluana è un episodio talmente entrato nel cuore degli italiani, insomma, per cui quella battaglia, quella fine a questa, speriamo, fine a questa nuova legge che si verrà, è frutto di una battaglia, è nella storia nazionale, anche se non parla delle battaglie famose, insomma. Il problema è quando si fa un film è perché racconti la storia, insomma, no? Cioè, per ricordare, però cambia veramente molto. Ad esempio, la differenza tra Muro di gomma e questo film è proprio nel punto di partenza. In questo caso, Peppino Englaro è stato una persona straordinaria, nel senso che ha sostenuto questo film, l'ha appoggiato, non ha voluto mai intervenire, chiedere, sapere in dettaglio che stavamo facendo, un grande rispetto, diciamo, dell'elaborazione che avremmo fatto, insomma, diciamo, di questa esperienza umana sua. In altri casi c'è invece come l'ansia comprensibile anche di chi è vivo, di capire che tipo di immagine gli restituirai della loro storia. Muro di gomma, ad esempio, è stato tutto diverso. La storia di quell'aereo caduto con quei morti era una storia che era passata da più di 10 anni, e sono stati proprio i parenti di quelle vittime che ci hanno cercato, perché avevano fatto un'associazione, e dato che praticamente non se ne parlava più, era finita la storia, era andata come era andata, però dicevano: noi pensavamo che il cinema forse può riaprire il discorso, può riaprire il caso. E allora mi ricordo che la spinta iniziale è stata proprio un po', diciamo, di servizio civile, cioè il cinema, no, viene chiamato dai cittadini a dire: fornite un servizio alla memoria, insomma, per rimettere in moto una cosa. Tra l'altro è una pagina molto con molti misteri, insomma, per cui in quel caso siamo partiti proprio in maniera molto, come dire, esecutori, insomma, come esecutori. Poi quando tu entri nelle storie e invece diventano sempre qua alla fine tue, perché i personaggi che costruisci sono sempre tuoi. La stessa cosa è successa con Il romanzo di una strage, no? Il romanzo di una strage è un film che racconta Piazza Fontana, cioè perché Piazza Fontana, vittime e autori di quei misfatti, insomma. Quella è un'altra pagina che ci coinvolge tutti molto, quindi in quel caso sentivo il bisogno, ma un po' anche Marco Tullio Giordana, di, come dire, rileggere la Piazza Fontana, rileggere rispetto a quello che noi avevamo vissuto prima e che invece era cambiato dentro di noi, perché il paese era cambiato, perché tante cose, come dire, si erano sviluppate in maniera meno bianco e nero, insomma. Allora pensavamo, in certi casi, il cinema ha anche quel compito di restituire una memoria meno schematica, insomma, rispetto alle persone reali, ma anche rispetto all'interpretazione dei fatti che ci sono stati, insomma. Ecco, nel caso di questo film, io penso che eravamo
da un lato troppo dopo, cioè nel senso che la grande battaglia che si era sviluppata prima della morte di Ivana, insomma, era come avuto un suo effetto, un suo risultato, insomma, e troppo vicini per poter fare una lettura di quell'episodio come storica, insomma, no? E dato che l'idea, devo dire, è partita soprattutto da Bellocchio, insomma, il film, diciamo, è un grande autore, ma soprattutto l'ha spinta, è stato lui che mi ha chiamato, insomma, mi ha coinvolto in questa storia. L'idea era, come accennavo prima, quella di dare la grandezza di questa battaglia, cioè non era soltanto la storia di una persona o di una famiglia a cui si era fatto un torto, ma che poneva al centro di una nazione come la nostra, così cattolica, con tutte le implicazioni anche ideologiche e che implica nella cultura italiana questo aspetto cattolico, veniva evidenziato in maniera forte in questo caso, il tema della libertà della vita, della libertà della morte di una persona, al di là, diciamo, degli schemi, era molto condizionata da quella, diciamo, visione cattolica che c'è di questi temi, insomma, in Italia, no? E il film un po' cerca di riflettere soprattutto sul, insomma, quello che mi pareva più a cuore anche di Marco era lo spiazzamento, cioè non volevamo dire che c'è una verità, ma c'è quasi per tutti i personaggi una verità che a un certo punto gli cambia tra le mani, no? Anche la ragazza cattolica, cioè ad esempio la storia del padre, l'onorevole Beffardi, e della figlia, è abbastanza importante perché lui è uno che nella sua vita, come scelta esistenziale, ha accompagnato la moglie alla morte. Poi la politica gli chiede, la sua scelta politica gli chiede di votare contro quella che era stata la sua scelta di vita, no? Quindi si crea una contraddizione dentro quell'uomo. Che cos'è che sceglie lui? Lui non vuole andarci a votare, non sa che votare, ti dice guarda, sta attento perché se no Berlusconi non ti ripresenta per le elezioni perché hai perso, insomma. E lui ci va, la figlia stessa gli chiede che vai a fare, ma ci vai, ci devi andare perché è una battaglia giusta, no? E lui non sa se andarci o no, poi quando ci va continuamente chiede aiuto, nel senso dice ma io non m'astengo, io mi dimetto, no? E poi alla fine prepara quel discorso che è un discorso, come dire, poi anche nobile, però sostanzialmente un discorso che è più recitato che è vero, perché poi alla fine lui sa che non lo dirà, perché tanto glielo dicono, ma tanto è una, insomma, un po' messa in scena, no? Serve questa cosa, poi la legge tanto non passa, quindi che ti preoccupi, no? Però invece lui si preoccupa, sì, perché invece il problema della sua identità è messo in discussione, della sua coerenza tra ciò che ha scelto nella vita davvero e le parole che dice poi da politico. Allora lì c'è una contraddizione e c'è. Quindi, ecco, quel personaggio è spiazzato, pensava di aver messo da parte quella scelta morale, invece se la ritrova davanti in termini politici. La ragazza, la figlia, che è cattolica, che va proprio lì dove sta morendo Luana, a fianco degli altri cattolici, contro quelli che vogliono combattere questa cosa, quindi sembra molto schierata, molto convinta delle sue idee, ma quella storia d'amore, quell'istinto al piacere, diciamo, che lei accetta come per la prima volta, mette in qualche modo la mente nella condizione psicologica di ripensare quell'immagine primaria che lei ha della morte della madre, no? Il ricordo della morte della madre è che lei ha visto suo padre vicino a lei come se la volesse soffocare, e invece adesso capisce che quello era un abbraccio, ma lo capisce perché nella sua vita è cambiata la percezione di ciò che è giusto, ciò che non è giusto, perché si è innamorata anche lei, perché ama anche lei. Quindi in qualche modo anche quel personaggio viene spiazzato rispetto alle sue idee dall'accettazione di ciò che prova dentro, perché il problema di questi personaggi spesso è che recitano, no? Una parte, e questo è il problema della Divina, insomma, no? Lei recita, è una grande attrice che a un certo punto sceglie di smettere di recitare, e quella figlia che è morta forse per gli altri non lo è per lei, perché quell'essere madre è qualche cosa per lei di vivo,
e gli permette di non recitare più, lì non recita più, recupera la vita proprio, e in questa è l'altra faccia, no? Cioè noi non stiamo dicendo no, chi è così malato, gravemente, che soffre, deve smettere di vivere, no, il problema è perché, per chi, no? Dentro quale relazione, e lì le scelte devono essere, e lì la scelta è libera, ed è la scelta che è legata, deve essere legata a noi stessi, deve essere legata ai nostri sentimenti, alle nostre convinzioni, ma anche a ciò che proviamo dentro. Quindi è un film che è un invito alla libertà, ecco, ma una libertà abbastanza a 360 gradi, e anche alla fiducia, forse la fiducia non solo illuministica, che si possa uscire da una cultura oscurantista come quella in cui ci troviamo in certi momenti, ma anche la fiducia nel fatto che le persone possano cambiare in qualche modo in meglio se riescono ad accettarsi anche per quello che sono dentro, insomma. Sì, e questo è molto vero nei momenti in cui non è un film che giudica le parti, è un film molto laico, ovviamente, perché le parti da cui appunto la tua, quella di Marco, sono molto laiche. Dall'altra parte non si punta mai il dito contro la tesi cristiana, insomma, non si demonizza quella scelta, e questo è anche un atto di grande democrazia, se vuoi, e nel raccontare la storia uno spaccato d'Italia, questo è qualcosa che va mantenuto. L'altra cosa che è molto presente e che diventa quasi una sottotraccia narrativa, quindi un altro livello di narrazione, è quella dei TG. Per tutto il film c'è sempre uno sguardo verso il tubo catodico, no? C'è una forma di attrazione, è una fase di stallo, di attesa, però da questo punto di vista diventa proprio la TV narra. Per te che scrivi e immagini qualcosa, come dire, quel tipo di scrittura che è già avvenuta in fase reale, no? Quanto influisce, cioè come influisce sul tuo lavoro? Ma quello in questo caso è influito tantissimo, è stato usato in modo molto diverso il materiale di repertorio. Normalmente tu scrivi una storia e poi dici, vabbè, sta vedendo il telegiornale che parla, a volte non te ne importa niente di che parla di una cosa, parla di politica e un varietà, no? Altre volte diciamo parla di appunto Piazza Fontana, parla di le elezioni di un presidente, la morte di un papa, temi. Invece il lavoro che si è fatto stavolta è stato diverso, cioè della storia di Luana abbiamo visto tutto, cioè tutti i materiali usciti, tutto, cioè tutto quello che abbiamo potuto vedere, ovviamente. Però tutti i telegiornali, i documentari, tutte le immagini di quell'esperienza di Eluana sono state viste prima, e alcune scene sono costruite intorno a quel materiale. Cioè io so che in quella frase c'è quello che dice Eluana risuscita, no? Torna a vivere, insomma, ricordo quella battuta che sono passati anni e l'ho scritta, ma non è che l'ho scritta io, era nel documentario. Già morta da 17 anni. Era un personaggio piccolo, vero, che diceva questa battuta vera, era talmente forte, insomma, quella visione religiosa e quasi antica, come da Vecchio Testamento, quello che risuscita, no? Cioè come fai a pensare che Eluana risuscita, no? E allora quella frase era così forte che ci abbiamo costruito tutta la scena intorno, e nel film ci sono tutta una serie di appuntamenti che sono i telegiornali. Quando a un certo punto arriva la notizia di Eluana morta, quell'immagine segna dei tempi delle tre storie, insomma, e incide su ognuna di queste in qualche modo, insomma. Quindi diciamo, da questo punto di vista, il telegiornale sembra come pensato da noi, ce lo siamo costruito, no? È il telegiornale che ha costruito intorno a sé lo sviluppo dei personaggi, della storia. Senti, prima di cedere la parola al pubblico, c'è un'ultima cosa che ti volevo chiedere. È un film, oggettivamente, per il tipo di temi trattati, in cui lo spazio all'ironia o al sarcasmo, alla satira, insomma, è sempre molto poco. Però il personaggio di Roberto Erlitzka, il senatore psichiatra, in realtà qualche sorriso lo strappa, e lo strappa facendo proprio, se vuoi, della satira su un altro stato di coma, che è quello di un certo tipo di politica. Quindi c'era un'idea di utilizzare, se vuoi, quel personaggio come contrappunto in quei momenti? È semplicemente un lavoro di Marco sull'attore? Con Erlitzka ci aveva già lavorato anche molto bene in altri film. È qualcosa che a te, scrittore, sceneggiatore, in quel momento serviva per alleggerire la scena? Perché forse è l'unico personaggio che, se ci pensi, ha uno stacco in quella direzione rispetto a una situazione evidentemente più pesante, se vuoi.
Tutto il blocco, diciamo, del politico, ecco, sparso, quello di satira, insomma, no? Anche il selezionatore, quello che li Sono raccoglie, più come... macchiette, Sì, sono certo. più... Cioè, era l'idea che in fondo la politica in quel momento era la cosa meno seria, tutto sommato, insomma. Però al di là di quello è l'idea che in qualche modo la politica è la brutta addormentata di questa storia, insomma. Cioè, senti che è un mondo vuoto, stanno lì che aspettano di votare, sentono la radiolina, e poi sanno che il voto non servirà a niente, ma nessuno si ribella a questa cosa, che sta votando una cosa che non servirà a niente, no? Lui in fondo è l'unico che si pone questo problema, il personaggio, ma gli altri tutto sommato stanno lì occupando, si occupano, sta attento che poi tu stai ancora al primo mandato, no? Poi non ci vai, non pigli la pensione. Cioè, la politica è diventato il problema di qualunque impiegato che pensa al proprio lavoro, allo scatto di carriera, insomma, è quella mediocrità, ecco, non c'è più la denuncia dell'orrore, non c'è la denuncia della mediocrità, insomma, ecco, quella è una scelta che poi porta a un tono più satirico in qualche modo, ecco, sì. Quella è molto di Marco, nel senso che Marco ce l'ha questo rapporto anche in altri film suoi, insomma, con la politica. Però credo che sia un'altra sfaccettatura del tema di questa morte. C'è qualche curiosità, qualche domanda da parte del pubblico? Sì. Molto banale, banalissima. Banalissima, chiedo scusa. Io non ho capito bene quando viene proiettata dalla TV una scena di massa sui senatori che si muovono con Toni Servillo, no? Quindi c'è una specie di sovrapposizione di immagini. Cosa vorremmo dire? Che c'è lì una specie di televisione che si sovrappone ai senatori? Cosa c'è? Insomma, si vedono queste figure che si muovono sulla proiezione televisiva di una scena di congresso, di convegno di Forza Italia, eccetera, eccetera. Sinceramente non me la ricordo, adesso faccio una brutta figura, non me la ricordo. Sì, viene un paio di momenti di appunto, credo che sia quasi un'immagine allegorica, se vuoi, avviene un paio di momenti questo tipo di scelta di Marco, insomma, non riuscirei a andare, oltre l'immagine allegorica non riuscirei ad andare anche oltre. Se non gliel'avessero già chiesto, l'avrei chiesto anch'io della rappresentazione del medium televisivo che mi ha molto colpito. E allora le vorrei chiedere di un'altra sequenza che anche considero molto bella, che è la citazione, diciamo, della Medea pasoliniana con la madre di Rosa che cammina in su e giù, e se può commentarla. Insomma, questo rapporto tra, sì, da un lato col media, dall'altro anche con la messa in scena, con la rappresentazione, c'è molto in tutto il film, in particolare sul personaggio, diciamo, della madre, la divina, come si chiama. In realtà lì c'è un rapporto, da un lato è un mondo che lei sembra rifiutare, no? Cioè sembra come se una suora che a un certo punto ha abbandonato la vita, il mondo, tutto quello che è mondanità, non gli interessa più, però dall'altro invece è dentro di lei ancora, quindi anche lì si parla di un personaggio della madre, sembra il personaggio più granitico tutto sommato, però invece al di là di quello che dice con le parole, questo rapporto con la rappresentazione, con l'essere attore, che lei dice è un'ossessione, insomma, io continuo a recitare sempre, no? Questa idea che il recitare sia un male in qualche modo, e invece per il figlio è una cosa importante perché in qualche modo quello è il legame con la madre, no? Cioè lui è anche attore e nei momenti in cui cerca questo legame attraverso il recitare, non è il discorso fingere o non fingere, è che quello è un terreno emotivo su cui riesce ancora a acchiappare la madre, forse la sua speranza è quella perché questa madre ha rinunciato all'altro figlio, cioè non ci pensa più, vive soltanto quell'altro rapporto con questa figlia perché questa figlia ha bisogno di lei, insomma, questo legame così drammatico.
E l'altro figlio invece si occupa di cose futili, che è recitare, no? Quella cosa che lei ha rifiutato, e lui sente che insieme al recitare ha rifiutato anche lui, però, no? E quindi tutto il tema del recitare, che apparentemente sembra, nell'ottica della madre, una cosa futile, quando gli viene riproposto dal figlio attraverso la scena di Costia, mamma, no? Ti chiede di fasciargli la testa, in realtà lei invece sente che il figlio gli sta dicendo un'altra cosa, gli sta dicendo: ci sono io qua, interessati da me, e improvvisamente dice basta, insomma, rifiuta quella recita, ma non perché rifiuta la recita, ma perché rifiuta quella richiesta che gli sta prendendo dal figlio. Allora, insomma, un po' questo, sia il materiale documentario, sia il materiale in qualche modo di repertorio che è rappresentata dal teatro, insomma, che appare da intanto, ecco, mi pare che Marco soprattutto l'abbia voluto usare non in sé come materiale, insomma, ma come qualcosa che copre altri aspetti profondi o sentimentali. La scena del film di Bolognini con la bestia che viene sì, 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 e sì, esatto. Ritorna, esatto. No? Sì, questo è un po' devo dire, forse uno degli aspetti che lavorando mi è sembrato più interessante, cioè non tanto personaggi che si dicono direttamente le cose, ma che attraverso appunto o l'immagine che stanno vedendo o attraverso una recita o attraverso un discorso come fa l'onorevole poi che sta preparando un discorso, in realtà sta recitando una parte, insomma c'è un modo di raccontare anche se stessi, insomma. No, te ne faccio un'ultima. Io, tornando proprio al tuo lavoro di scrittore per il cinema, di sceneggiatore, mi sembra che negli ultimi anni il cinema italiano in particolare si sia concentrato su film corali, soprattutto nella commedia, alcune devo dire anche di grandissimo successo. Si sta invece andando a perdere quella che è la tradizione del film episodi, un film come questo. Quindi ti chiedo, come si riesce a raggiungere in fase di scrittura il giusto equilibrio per meglio gestire quelle che sono storie apparentemente tra loro molto distanti, ma che in realtà poi ruotano tutte attorno a un unico grande tema? Sì, è vero, questo, diciamo, pensare a chiamare un primo episodi, però è vero che si assomiglia molto a quelli che si facevano una volta proprio le storie separate, che avevano uno stesso titolo, che in qualche modo lo legava. Sì, insomma, qui credo che l'originalità di Marco, parlo proprio di Bellocchio, e questa è la scelta sua, insomma, è stata quella di non fare un film a tema, insomma, ma dove però tornano alcune relazioni, insomma, la relazione rispetto, per esempio, al voler morire, il diritto a morire, tipo nell'episodio finale, quello, diciamo, il finale, lo chiamo sempre finale perché c'è vicino proprio al finale, quello della rossa, insomma, no? Quello sembra un episodio più lontano dal tema centrale, poi più vai verso il finale più ti accorgi che invece è dentro quel racconto, perché in qualche modo la rossa pone il problema del diritto a morire per chi non si ama più la vita, non perché stai male, non perché ti manca l'aria, ma perché non ami più la vita. E il medico gli dice no, perché? Perché no? Perché sì a Eluana e no a lei, alla rossa? E lì veramente la risposta non ce l'avevamo, c'è una risposta cinematografica che non so che significa in termini propositivi, però c'è una risposta che sta dentro la relazione con quel medico, perché quando lei dice voglio morire, vorrebbe buttarsi dalla finestra, lui la afferra, la blocca, la riporta giù, poi lui si addormenta a un certo punto e lei potrebbe buttarsi dalla finestra e poi lo guarda con quelle brutte scarpe, però con quel senso del dovere di chi ci crede nella vita e che dice nella vita ognuno fa la sua parte, no? La parte del medico è quella di salvarti la vita, insomma, non è una scelta, te la devi salvare la vita, e come diceva invece Nina del Gabbiano, portare la propria croce e avere fede, insomma, ecco, questa è la cosa. E quell'esempio di quel medico in qualche modo la colpisce e quasi non lo fa più per lui, insomma, no? Come se
lui ha suscitato in lei un sentimento del rapporto con la vita diverso, col suo esempio, insomma, se non gli vuole mettere dei sottotitoli, ma non glieli vorrei mettere, perché non ce l'avevamo la risposta, però sentivamo che in qualche modo quel ripensamento rispetto al morire di lei è una risposta a, in qualche modo, a quella morte di Eluana. A un certo punto lei dice: io sono Eluana, come se prendesse su di sé quel sentimento del voler vivere, la vita che lei non ha vissuto la vive per Eluana anche in qualche modo, insomma. Però ecco, c'è un gioco delle parti, insomma, tra dei sentimenti. Spesso i personaggi partono con una determinazione forte da una parte e poi alla fine virano. Non si sa bene perché, certe volte si sa, certe volte si capisce, certe volte un po' meno. Ecco, il personaggio della Rossa poi alla fine un po' sfugge pure a me, insomma, non è che ho tanto preciso perché, però sento che quel sentimento che ti viene da una persona che fa fino in fondo il suo dovere, con una moralità, è qualcosa che ti colpisce, qualcosa che, per cui tu non lo fai nemmeno per metterlo nei guai, magari, no? Cioè, siamo in butto, lui è, questo dottore sta qui, appunto, non solo con le brutte scarpe, ma con una, sarà sospeso, no? E lì si vede che però loro la relazione col mondo ce l'ha, la relazione con l'altro ce l'ha, insomma. È un po', insomma, un po' credo, è stato come un po' non giocare, ma utilizzare sempre gli stessi ingredienti mettendoli sempre in maniera diversa, insomma. Ecco. E quindi la Rossa, che sembra una che apparentemente non è la bella addormentata, perché lo è solo per l'attimo in cui si è tagliato le vene, gli hanno fatto questa sonnifero, gli hanno dato. Però alla fine invece lei risuscita e per un attimo non sa che farci con quel resuscitare, potrebbe morire di nuovo e invece no, poi invece la vita ti riprende certe volte, ecco, quindi è anche un po' la speranza che questo accada, insomma. Bene, dicevi che nella vita ognuno ha il suo ruolo, noi siamo molto contenti, insomma, di aver avuto te che come ruolo nella vita hai scelto di fare lo sceneggiatore di stragrande maggioranza del cinema italiano, del miglior cinema italiano. Ti ringraziamo di essere stato qui, di aver chiacchierato con noi e vi auguriamo un buon proseguimento per il Brennan Festival.